Bene, benvenuti, mi presento, sono Alberto Saracco, sono professore associato di geometria all'Università di Parma e mi occupo di varie cose, insegno ai corsi di laurea di matematica, farmacia, di ingegneria informatica, elettronica e telecomunicazioni, in passato ho insegnato anche nel corso di laurea di architettura ed è ormai dal 2014 che mi occupo anche del corso di matematica e logica per la preparazione ai test d'ingresso di medicina e professioni sanitarie. Ho anche fatto un po' di preparazione per i test d'ingresso di architettura gli anni scorsi. Inoltre mi occupo anche di Olimpiadi della Matematica e di varie gare di matematica e quindi in un certo senso ho un allenamento all'affrontare quesiti di logica e di matematica e varie strategie per risolverli. Quello che voglio farvi vedere tra oggi e domani in queste 6 ore di full immersion sono appunto un po' di esercizi degli anni passati, un po' di strategie per risolvere gli esercizi e un po' di strategie anche per come affrontare il test, come farlo in modo da massimizzare il risultato che ottenete. In particolare, gli argomenti che vedete sulla slide sono quelli che per ora ho scritto, ma sono ancora in fieri. Tra oggi e domani magari aggiungerò qualcosa, anche sentendo i vostri consigli. Parleremo della strategia, quando conviene tirare a caso, poi faremo degli esercizi con conti rapidi con ore e minuti, degli esercizi di logica, vedremo un esercizio apparso in passato che era sbagliato, nel senso che non c'era una e una sola risposta corretta, ma ce n'erano due. Vedremo un problema con pochi dati in cui apparentemente non si riesce a rispondere, ma in realtà si può rispondere. Vedremo degli esercizi sulla velocità e sulle medie, vari esercizi sui polinomi, poi sulla probabilità e su esponenziali e logaritmi. Questi esercizi sono tutti tratti da test degli anni passati di matematica, di medicina o di professioni sanitarie. E sono sia della parte di ragionamento logico, quella iniziale con un sacco di esercizi, sia della parte di matematica e fisica, quella finale. Ovviamente ci concentriamo solo sugli esercizi della parte di matematica, per quella di fisica avete degli altri corsi, delle altre lezioni. Bene, come prima cosa vi dico che ho già girato dei video di anteprima di queste lezioni che sono sul mio canale YouTube, sotto nome Alberto Saracco, potete andare lì e trovate 3 video in cui faccio altri esercizi. Faccio, mi pare, 4 o 5 esercizi e do alcuni consigli di strategia. Se li avete già visti, non vi preoccupate, oggi farò e domani farò tutti gli esercizi nuovi. L'unica parte in comune con i miei video sarà la parte iniziale in cui spiego quando conviene tirare a caso, perché è davvero fondamentale che lo sappiate. Sul mio canale YouTube trovate gli esercizi. I video di preparazione al test con esercizi tratti dai test degli anni passati. Qua i test sono anche di architettura, è una cosa un po' più generale, ma comunque i test sono molto simili per tutte e tre, almeno per la parte di matematica. E inoltre trovate anche dei seminari divulgativi classici di un'oretta circa in cui racconto degli argomenti di matematica e la serie di brevi video Un matematico prestato alla Disney dove sfrutto i fumetti Disney per fare della divulgazione della matematica. Infine dovete fare domande, dovete fare domande, chiedermi quello che volete sapere, dire di che cosa volete parlare. Ricordate che non esistono domande sciocche. Tutti i dubbi che avete vanno esposti e tutte le cose di cui volete che io parli vanno dette. Come le fate le domande, visto che in realtà live non le possiamo fare? Beh, tranquillamente sul mio canale YouTube, sotto uno qualsiasi dei video, mi scrivete gli argomenti di cui volete che io parli e io, nella pausa pranzo oggi, tra l'una e le 2:30, rimpingo le slide oppure tra le 2:30, tra le 4:30 di oggi e domani alle 11 rimpingo le slide e vedo di trattare gli argomenti che più vi interessano. Il video di oggi, di questo pomeriggio e di domani li metterò poi sempre sul mio canale se vorrete poi vederli in futuro. Bene, ma iniziamo subito. Iniziamo a parlare di strategia. Come prima cosa dovete tenere bene presente che la cosa fondamentale quando si affronta un test, un esame, è conoscere le regole.
Mi ricordo benissimo quando io mi sono candidato alla rappresentanza d'istituto, mi sono candidato alla rappresentanza d'istituto e non sapevo la legge elettorale. Poi non sono stato eletto. Ma la cosa bella è che se avessi saputo la legge elettorale mi sarei comportato diversamente prima e con come mi sarei comportato diversamente sarei stato eletto. È fondamentale sapere le regole. Quando si affronta qualcosa nella vita bisogna sapere le regole. Quindi leggiamo le regole del test di medicina e professioni sanitarie, sono due test diversi, ma le regole sono le stesse. Ci sono 60 domande a risposta multipla, con 5 possibilità di risposta per ogni domanda e una e una sola è corretta. 12 domande sono di cultura generale, 10 di logica, 18 di biologia, 12 di chimica, 8 di fisica e matematica e ci sono 100 minuti di tempo. 100 minuti di tempo vuol dire un'ora e 40, fare un'ora e 40 diviso 60 è facile, diventa 1 minuto e 40 secondi a domanda. Bene, come si calcola il punteggio? Il punteggio si calcola in questo modo: ogni esercizio, se non rispondiamo, vale 0, se rispondiamo, vale 1,5 punti se la risposta è corretta e una penalità di meno 0,4 punti se la risposta è sbagliata. Inoltre è fondamentale sapere che entrano i primi classificati e non c'è un punteggio minimo, ovvero non potrete sapere se siete entrati fino a quando non sarà pubblicata la graduatoria, come dicevano prima nel corso di psicologia. Non fasciatevi la testa, una volta fatto il test, ormai il vostro l'avete fatto, aspettate e vedete com'è andata. Ma la cosa fondamentale, che entrano i primi classificati e non c'è il punteggio minimo, vuol dire che il vostro scopo non è quello che può essere in alcuni test, alcune volte, raggiungere almeno una certa soglia. Non c'è una soglia che devo raggiungere, ma devo fare il meglio possibile. Quindi lo scopo è massimizzare il proprio punteggio. Massimizzare il proprio punteggio come si fa? Beh, si fa ovviamente rispondendo giusto alle domande. Più domande rispondo giusto, meglio è, e evitando le risposte sbagliate. Ma il problema è, se io sono indeciso se a come rispondere a una domanda, mi conviene tirare a caso o non mi conviene tirare a caso? Per questo video metto da parte tutti i problemi di etica del è giusto, non è giusto tirare a caso, non importa, le regole totalmente sono queste. Le regole che vedete sono quelle che definiscono quale deve essere il nostro comportamento. Le regole tengono già in conto il fatto che se uno tira a caso viene penalizzato. Quindi, una volta che sappiamo queste regole, a questo punto tirare a caso, se diventa conveniente, non solo è etico, ma è corretto e giusto farlo. Bene. Altra cosa fondamentale, prima di vedere se conviene o no tirare a caso, abbiamo solo 1 minuto e 40 secondi a domanda. 1 minuto e 40 secondi, ovviamente in media possiamo prenderci più tempo per alcune domande, meno per altre, è pochissimo tempo. Già solo leggere il testo porta via del tempo. Leggere il testo, leggere le risposte. Quindi abbiamo veramente poco tempo. Quindi la cosa fondamentale che vedremo bene è come rispondere velocemente alle domande. Ma oltre a rispondere velocemente alle domande, teniamo in considerazione un altro fatto. L'altro fatto è: non sono obbligato a rispondere a tutte le domande. Se vedo una domanda in cui c'è un muro di testo incredibile, che mi fa perdere un sacco di tempo a leggerla, posso decidere la salto, la guardo dopo. Do prima una lettura del testo e faccio prima le domande in cui so rispondere subito, metto in cascina un po' di punti che sono buono, poi torno dopo sulle cose. Se una domanda vedo che la so fare, ma è difficile, mi richiede dei conti, la saprei fare, ma ci impiego 5 minuti, non la faccio in quel momento, me la tengo. Vado avanti e poi se alla fine quei 5 minuti li ho, la faccio, se no, pazienza. Ma buttare all'inizio 5 minuti per una domanda vuol dire togliersi tempo per le altre. Quindi mi raccomando, e la cosa fondamentale è la strategia, ce la dovete avere in testa prima del test. Quando arrivate al test, a quel punto, è brutto da dire, andate in automatico. Avete la strategia, vi attenete a quella, non sgarrate dalla strategia che avete scelto. Se decidete la strategia sul momento, state solo perdendo tempo e rischiate di andare nel panico, quindi non fatelo. Decidete prima qual è la vostra strategia e come fare, ma pensateci bene, perché è forse altrettanto importante che sapere bene i contenuti delle cose che verranno chieste. Bene, conviene tirare a caso. Vediamo di fare una piccola analisi. Bene, se tiriamo a caso tra le 5 opzioni, cioè non sappiamo assolutamente quale è giusta e rispondiamo una delle domande, allora che cosa succederà? Mediamente, una volta su 5 sbaglieremo, scusate, indovineremo la risposta giusta e quindi faremo un punto e mezzo, e mediamente 4 volte ogni 5 sbaglieremo e perderemo 0,4 punti. Questo vuol dire che
Mediamente, ovviamente non è rigoroso, non è che succede ogni volta così, è una cosa probabilistica. Mediamente ogni 5 domande a cui rispondiamo guadagniamo 1,5 punti per la volta che abbiamo risposto giusto e perdiamo 1,6 punti per le volte che abbiamo risposto sbagliato. Quindi ogni 5 domande mediamente perdiamo 0,1 punti o in media 0,02 punti di punteggio negativo ogni domanda. Ovviamente questa è una media, bisogna vedere cosa succede, ma se per esempio tirassimo a caso tutte le 60 domande, quello che ci dovremmo aspettare di indovinarne un quinto, cioè 12, e per queste 12 fare 18 punti, sbagliare le altre 48 e per queste 48 perdere 48 per 0,4 punti, bene, in totale quello che succederebbe con 60 domande, se facciamo questa cosa, è perdere esattamente 1,2 punti, cioè finire a meno 1,2, meglio non tirare a caso quindi. Ma questa penalità di meno 0,02 punti per domanda è veramente piccola e le cose cambiano immediatamente appena riusciamo ad eliminare una delle risposte. Vedremo anche nelle risoluzioni degli esercizi che non serve sempre sapere qual è la risposta giusta, a volte è più facile sapere quali sono le risposte sbagliate. Eliminate le risposte sbagliate, abbiamo la risposta giusta. Per dirla con Sherlock Holmes, una volta che abbiamo eliminato l'impossibile, quello che resta, per quanto improbabile, è la verità. Bene, quindi vediamo, riusciamo ad eliminare una risposta? Attenzione, riusciamo a eliminare una risposta non vuol dire questa non mi ispira, secondo me è sbagliata, vuol dire questa sono matematicamente certo che è sbagliata. Eliminiamo una risposta perché è impossibile, ci restano 4 opzioni, a questo punto indovineremo una volta su 4 e sbaglieremo 3 volte su 4. Facendo lo stesso conto di prima, mediamente la cosa risulta vantaggiosa, guadagniamo 0,075 punti per ogni risposta mediamente, o ogni 4 domande facciamo più 1,5 per quella giusta e meno 1,2 per quello sbagliato, quindi più 0,3. Inizia a convenire tirare a caso anche se di poco. Eliminiamo 2 risposte che sono sicuramente sbagliate, stesso conto di prima, ogni 3 domande mediamente facciamo 0,7 punti, una media di 0,233 periodico di punti ogni risposta che stiamo dando. Se poi siamo indecisi soltanto tra 2, ovvero ne abbiamo eliminate 3 come sicuramente falsa, a questo punto ogni 2 domande ne faremo una giusta, una sbagliata in media e faremo ben 0,55 punti a domanda. Queste cose in media ovviamente funzionano su un largo numero di domande in cui tiro a caso. Se io tiro a caso una domanda o farò più 1,5 o farò meno 0,4, non possiamo dire. Ma è probabile che nel test sulle 60 domande ci siano 5, 6, anche 10 domande in cui siamo indecisi, in cui a qualcuno abbiamo eliminato una possibilità, a qualcuno ne abbiamo eliminate 2, a qualcuno ne abbiamo eliminate addirittura 3. Bene, se tiro a caso tutte queste, il punteggio che farò si avvicinerà abbastanza a quello previsto dalla speranza matematica. E quindi converrà tirare a caso. Okay? Quando abbiamo un certo numero di risposte in cui tiriamo a caso, il risultato tende ad avvicinarsi a quello aspettato. E quindi, ovviamente, se ne abbiamo tante con 2 opzioni o 3 opzioni, inizia a diventare interessante questo ragionamento. Però siete voi che dovete decidere, ovviamente, se farlo o no, ma decidete prima del test. Bene, ora iniziamo con un po' di esercizi. Vediamo, per riscaldarci, alcuni conti rapidi con ore e minuti. In realtà gli esercizi che vediamo sono abbastanza semplici, ma quasi tutti gli esercizi del test sono abbastanza semplici. Ricordate, sono pensati per essere fatti mediamente in 1 minuto e 40 secondi, cioè veramente, veramente velocemente. Devono essere fatti velocemente. Però ricordatevi anche che in molti esercizi, specialmente quelli di logica, sbagliare a leggere di poco il testo può portarci a trovare una risposta sbagliata. Quindi pensate bene, anche se magari è il caso, una volta risposto all'esercizio, di rileggere il testo e confrontarsi e capire se abbiamo risolto esattamente quell'esercizio o se abbiamo sbagliato qualcosa. Ma la cosa fondamentale è la rapidità, quindi vediamo come fare rapidamente i conti con ore e minuti, aiutandoci anche con le risposte. Primo esempio, esercizio numero 2 del test di professioni sanitarie di 2 anni fa, a quante ore equivalgono 508 minuti? E poi ci sono le risposte. Ora, posso fare chiaramente il conto, faccio 8 ore, sono 8 per 60 minuti uguale 480, la domanda è perché ho fatto 8 ore? Perché ho deciso di fare 8 ore? Il motivo è semplice, se guardate le risposte vanno da 7 ore e 38 minuti a 8 ore e 28 minuti.
Quindi la risposta è circa 8 ore. Allora facciamo subito, calcoliamo subito quanti minuti sono 8 ore. 8 ore sono 480 minuti, a quel punto per arrivare ai 508 ne devo aggiungere 28. Quindi sono 8 ore e 28 minuti e non 4 ore e 28 come ho scritto sotto. Sono 8 ore e 28 minuti ovviamente. Quindi qua ovviamente qua ovviamente questo 4 è sbagliato, è un 8, però ci siamo capiti, la risposta giusta è la A. Quindi, cosa fondamentale, abbiamo fatto questo conto e abbiamo messo in cascina la cosa. Ovviamente quello che uno può fare, se no, è fare 508 diviso 60 e fa il conto e viene 8 con il resto di 28. E quindi ha ottenuto la cosa. Ma la cosa più veloce è appunto indovinare la risposta. La risposta è circa 8 ore, vediamo 8 ore quanto sono e abbiamo finito. Ok. Altro esercizio di questo tipo, sempre dallo stesso test, esercizio 8, le lancette di un orologio segnano le 12:30 di lunedì, tra 45 ore e 45 minuti, che giorno e che ora saranno? Prima cosa, subito, 45 ore e 45 minuti sono circa 48 ore. 48 ore sono 2 giorni. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che quello sarà poco prima di mercoledì alle 12:30. Ma se è poco prima di mercoledì alle 12:30, escludo B, C e D, perché B mi dice che è martedì, C mi dice che è giovedì, addirittura dopo, e D mi dice che è lunedì, tra l'altro alle 10:15 di lunedì, addirittura prima di quello che è, o più, o 7 giorni dopo, veramente strana come risposta. Quindi B, C e D sono sbagliate. Questa qua, anche se avete 10 secondi alla fine del test, la leggete e dite, beh, deve essere circa 2 giorni dopo, e allora deve essere necessariamente la A o la E, e potete anche tirare a caso, ok? Ma in realtà poi possiamo fare ovviamente di meglio. 48 ore meno 45 ore 45 sono 2 ore e 15, quindi vuol dire che è 2 ore e 15 minuti prima delle 12:30, prima di 2 giorni dopo. Quindi 12:30 meno 2 ore e 15 fa le 10:15 e la risposta giusta è la A. Ma come vedete, immediatamente siamo stati in grado di eliminarne 3 come assolutamente implausibili. Questo, ovviamente, questo esercizio era semplice, ma in molti esercizi si possono fare dei ragionamenti anche se non so risolverlo esattamente, oppure anche se mi serve riuscire a eliminare velocemente delle opzioni, mentre per risolverlo correttamente mi servirebbe molto più tempo. Quindi vediamo di imparare a fare anche questo. Bene. Ora vediamo qualche esercizio di logica. Ne approfitto per segnalarvi un bel canale di YouTube, Math Segnale, dove fanno della bella divulgazione e dove risolvono anche degli esercizi dei test di logica. Qua vedete un esercizio che è tratto dal test di medicina dell'anno scorso e che io non vi risolvo perché così lo potete vedere sul Math Segnale. Bene, vediamo invece il test di professioni sanitarie del 2018. Questo è un testo molto molto lungo. Questo già solo per leggerlo, e non dovete leggerlo leggendo una parola per riga andando velocissimi, dovete leggerlo bene per capirlo ed essere sicuri di farlo. Se lo volete leggere bene, capirlo, essere sicuri di farlo, secondo me ci impiegate 30 secondi. 30 secondi vuol dire abbiamo solo 1 minuto e 10 per risolverlo. Un esercizio del genere dobbiamo avere ben quindi chiaro in testa poi come affrontarlo. Vediamo già subito ad occhio che ci sono 4 condizioni, ci sono 4 condizioni che saranno importanti per risolvere l'esercizio. Leggiamo l'esercizio. La prossima settimana Anna deve incontrare Loredana, Roberta, Marisa, Paola, Gianni e Simona e ha a disposizione solo le sere di venerdì, sabato e domenica. Ha 6 amici, 3 sere, decide di incontrare 2 amici ogni sera. Per organizzare gli appuntamenti si deve però ricordare una serie di condizioni che poi utilizzeremo. Roberta e Simona non vogliono incontrarsi tra di loro. Paola non può uscire il venerdì sera. Gianni può solo la domenica sera. Marisa e Loredana escono solo insieme. In base alle precedenti affermazioni, per poter incontrare tutti e 6 gli amici, quali delle seguenti persone incontrerà sicuramente il venerdì? Beh, vediamo. La cosa che vi consiglio di fare in un problema di questo tipo è un rapido schemino, dove tra l'altro potete anche scrivere solo le lettere iniziali. Per gentile concessione, Loredana, Roberta, Marisa, Paola, Gianni e Simone hanno tutte iniziali diverse, quindi al posto di scrivere il nome completo, come ho fatto io, che tanto avevo tempo, potete scrivere solo l'iniziale. Poi venerdì, sabato e domenica. Dobbiamo capire di ognuno quando lo vedrà. L'unica cosa che siamo interessati a scoprire è chi è che verrà sicuramente di venerdì, ma man mano riempiamo la tabella. Una volta che scopriamo l'informazione, smettiamo, ovviamente. Bene, iniziamo. Informazione più facile.
La 2. Paola non può uscire il venerdì sera. Mettiamo una bella X a Paola il venerdì. La domanda è chi incontra sicuramente il venerdì? Paola no, c'è scritto nel testo, quindi la E è sbagliata, non è giusta, non può essere quella. Una volta che abbiamo escluso questa, anche se non avessimo tempo, potremmo tirare a caso e diventa vantaggioso tirare a caso, con ragionamento zero, perché c'è già scritto. Il 2 c'è scritto Paola è la risposta sbagliata. Ok, quindi più facile di così. Bene, ma andiamo avanti, leggiamo le altre informazioni. Altra informazione, Gianni può solo la domenica sera. Se può solo la domenica sera, lo vede la domenica sera, quindi V su domenica sera e non uscirà il venerdì e non uscirà il sabato. A questo punto consideriamo le altre due informazioni. Marisa e Loredana escono solo assieme, quindi devono essere tutte e due assieme. Ma se devono essere tutte e due assieme, allora devono uscire necessariamente o il venerdì o il sabato, perché la domenica c'è già Gianni che esce. Ricordate, aveva messo la V per Gianni. Quindi Gianni esce già il venerdì, non ci sono due la domenica, non ci sono altri due posti la domenica, quindi Marisa e Loredana che escono in coppia escono o il venerdì o il sabato. Ma attenzione, Roberta e Simona non vogliono incontrarsi tra loro, quindi escono in 2 giorni distinti. Ma uno tra i giorni di venerdì e sabato è occupato dalla coppia che esce insieme. E questo vuol dire che gli altri 2 giorni disponibili sono uno tra venerdì e sabato e domenica. Quindi domenica esce una tra Roberta e Simona, necessariamente. Bene. E quindi vedete, abbiamo messo la X a tutti gli altri perché non possono uscire gli altri giorni, la domenica necessariamente, visto che uno che esce Gianni e l'altro è uno tra Marisa e Simona. Ma una volta che abbiamo scoperto che Paola non esce la domenica perché escono Gianni e uno tra Marisa e Simona, Paola non esce neanche il venerdì, allora Paola esce il sabato. Ma una volta che Paola esce il sabato, riutilizziamo il fatto che Marisa e Loredana escono solo assieme. La domenica ormai sono tutti i posti sono andati. Il sabato esce Paola, quindi Loredana e Marisa escono insieme il venerdì sera. Di conseguenza, la risposta corretta è la A, che ci dice che certamente Loredana esce il venerdì. Tra l'altro, notiamo che non abbiamo scoperto tutto, perché non abbiamo modo di sapere se Roberta esce il sabato o la domenica, se Simone esce il sabato o la domenica. Ma non importa, non riusciamo a completare tutta la tabella, ma riusciamo a rispondere a quello che ci viene chiesto. Tra l'altro, tra le risposte, appunto, non c'è la risposta Marisa, che è equivalente alla risposta Loredana, ovviamente. Bene. Vediamo un altro test, un'altra domanda della tipologia logica, sempre dal test di professioni sanitarie del 2018. Quello l'ho saccheggiato, ho preso praticamente tutti gli esercizi da quel test, ma non temete, ce ne sono anche dal test di medicina e comunque gli esercizi sono molto simili. Maurizio ama la caccia, chi abita in campagna ama la caccia, Giuseppe abita in campagna. Sono 3 affermazioni, non ci interessano se sono vere, ma se le affermazioni precedenti sono vere, quali delle seguenti è necessariamente vera? Questo è un esercizio di logica che può essere affrontato anche come un esercizio di insiemistica, ovvero cercare di capire quali sono gli insiemi delle persone che amano la caccia, gli insiemi delle persone che abitano in campagna, eccetera, eccetera. Quindi vediamo di utilizzare le varie informazioni. Prima informazione, Maurizio ama la caccia, quindi abbiamo il grosso insieme delle persone che amano la caccia con all'interno Maurizio, disegnato con la X e scritto il nome. Bene. Seconda informazione che abbiamo è chi abita in campagna ama la caccia. Quindi vuol dire che tutti quelli che abitano in campagna sono nell'insieme di quelli che amano la caccia. Poi magari c'è qualcuno che ama la caccia ma non abita in campagna, questo non è detto. Quindi l'insieme di chi abita in campagna è contenuto, secondo disegno, all'interno dell'insieme di quelli che amano la caccia. Due informazioni usate. Terza informazione, Giuseppe abita in campagna. Ma se Giuseppe abita in campagna, l'abbiamo messo all'interno del secondo disegno e vediamo immediatamente che all'interno è anche l'insieme di quelli che amano la caccia. Quindi abbiamo che è sicuramente vera A, Giuseppe ama la caccia. Mi scuso per il test di professioni sanitarie, tutte le risposte giuste sono le A perché mi sono dimenticato che devo prendere un test con le risposte rimescolate e quindi ho preso quello che dà il ministero per dare le risposte. Dagli altri test sono stato più attento. Comunque, Giuseppe
Ah, ma la caccia, questa è sicura, quindi siamo a posto. Ma vediamo anche le altre per sicurezza. Nel test non fatelo, cioè le conferme, i controlli, eccetera, vi fanno perdere tempo. È chiaro, vi fanno acquisire sicurezza. Ma fateli solo quando avete finito il tempo, avete finito gli altri esercizi, mentre riguardate. Non sprecate tempo che potrebbe essere utile per dare altre risposte. Okay? Il tempo è fondamentale. Ma noi qua il tempo ce l'abbiamo e quindi vediamo anche le altre. Chi ama la caccia abita in campagna. È esattamente il contrario della frase chi abita in campagna ama la caccia. Vuol dire i due insiemi sono contenuti in maniera opposta. Ma se io so una cosa, non è detto che sia vera la cosa opposta. Non c'è scritto da nessuna parte che sono la stessa cosa abitare in campagna e amare la caccia. Ci può essere qualcuno che non abita in campagna e non ama la caccia. Bene, poi Maurizio abita in campagna. Non lo sappiamo. Vedete nel primo disegno Maurizio sappiamo che ama la caccia, ma nel secondo disegno sappiamo che chi abita in campagna ama la caccia, ma Maurizio potrebbe abitare in campagna e quindi amare la caccia, ma anche essere uno di quelli che non abitano in campagna. Non è assolutamente detto. Chi non abita in campagna non ama la caccia. Attenzione, la D e la B sono esattamente la stessa affermazione, sono quella che si chiama l'affermazione contronominale. Abbiamo negato entrambe le cose e abbiamo invertito il senso dell'implicazione. L'implicazione logica A implica B è equivalente all'implicazione logica non B implica non A. O detta con gli insiemi, A contiene B è equivalente a dire il complementare di B contiene il complementare di A. Quindi in realtà le affermazioni A e B sono esattamente la stessa. Volendo, anche senza leggere il testo, dal fatto che le affermazioni A e B, scusate, le affermazioni B e D sono esattamente la stessa. Anche senza leggere il testo, dal fatto che le affermazioni B e D sono esattamente le stesse, possiamo tranquillamente dire, beh, se B e D sono le stesse e c'è una e una sola risposta corretta, B e D sono sbagliate. Quindi anche se non lo sapessi fare, potrei eliminare quelle due. In realtà questo ragionamento, se lo riuscite a fare, sicuramente riuscite a risolvere un esercizio del genere. Però per dirvi e per tenervi in allenamento sul fatto che, beh, qualcuna magari la eliminate a occhio. Maurizio non abita in campagna, anche questo non lo sappiamo, non è assolutamente detto. Una tra la B, una tra la C e la E è necessariamente vera, ma non possiamo sapere quale. Okay? Bene, andiamo avanti, appunto, quindi la risposta giusta è la A, come abbiamo detto, e ora affrontiamo un caso particolare, un esercizio sbagliato, ovvero un esercizio in cui c'erano più risposte corrette, la cosa curiosa è che la risposta corretta data dal ministero era pure una delle tre sbagliate, quindi fantastico. Logica e geometria, caccia all'errore l'ho intitolato. Questo perché? Perché è importante sapere che può capitare, siamo tutti esseri umani, chi prepara il test è un essere umano, può capitare che ci sia un errore. Non intestarditevi su un esercizio oltre il dovuto se dice, ah, ma qua mi sembra che queste due siano entrambe giuste, com'è possibile, eccetera. Tutto il tempo che perdete è tempo che buttate. Se davvero c'è un errore, poi tanto quell'esercizio non lo conteranno, lo daranno buono a tutti, è come non contarlo, non perdeteci tempo, ok? Quindi questa è una cosa che vi voglio segnalare perché può capitare, è capitata. Ma è interessante questo esercizio, vediamolo. Bene, sempre dal test di professioni sanitarie, esercizio 11, sempre quello non rimescolato, quindi secondo loro la risposta corretta è quella A, che vedremo che invece è una delle tre false. Completare la frase seguente scegliendo tra le alternative proposte. Condizione, puntini, puntini, affinché un triangolo abbia i tre lati uguali e che abbia i tre angoli uguali. Viene chiesto, è condizione necessaria e sufficiente? È condizione sufficiente ma non necessaria? È condizione necessaria ma non sufficiente? È condizione sufficiente? È condizione necessaria? Poi cerchiamo di capire bene cosa vogliono dire condizione sufficiente e condizione necessaria, ci torno, ma prima ancora di risolverlo, vediamo come potremmo ragionare. Beh, la condizione può essere sufficiente o non sufficiente, può essere necessaria o non necessaria. Ci sono queste quattro possibilità. Bene, immaginiamo che sia sufficiente e necessaria. Allora, se è sufficiente e necessaria, è vero che è necessaria e sufficiente, è vera la A? È vero che è sufficiente, quindi è vera la D, è vera che è necessaria, quindi è vera la E. Ma sono false la B e la D che dicono una che non è necessaria e l'altra che non è sufficiente. Quindi qua, se fosse sufficiente e necessaria, ci sono tre risposte corrette. Se
Se fosse sufficiente ma non necessaria, è giusta quella che dice sufficiente ma non necessaria la B, ed è anche giusta la D che dice che è sufficiente. Se io dico che è sufficiente, è vero. Se io dico la frase la Spal è retrocessa in Serie B e stasera se la Juve vince a Udine vince lo scudetto, la frase è vera. Ma se io vi dicessi soltanto stasera se la Juve vince Udine, la Juve vince lo scudetto, non mi potete dire, eh no, è falsa, perché non mi hai detto che la Spal è retrocessa. No, c'entra niente, ok? Quindi, se io vi dico che la condizione è sufficiente, è vero, anche se è vero che è sufficiente e non necessaria. Quindi la B e la D sono entrambe vere in questo caso. Ragionamento del tutto analogo, se è necessaria ma non sufficiente, sono assolutamente vere la C e la... La C e la E, scusate, ah, qua sono un disastro, qua ho scritto la C, la D, la C e la E sono vere in questo caso. Bene, magari la cambio. Ok, ho scritto malissimo, comunque quelle vere in quel caso sono la C e la E. E se fosse invece non necessaria e non sufficiente, beh, nessuna, perché in tutte le cinque risposte mi dice che almeno una tra necessaria e sufficiente è. Quindi che cosa vuol dire? Beh, vuol dire che se ci deve essere una e una sola risposta corretta, siamo nei guai, perché qualunque sia la cosa vera, non c'è una e una sola risposta corretta. È impossibile avere una e una sola risposta corretta. L'esercizio è sbagliato, sicuramente. Ma ora cerchiamo di rispondere all'esercizio. Innanzitutto, stiamo parlando di triangoli. Appunto, avevo detto logica e geometria. Logica per fare questo ragionamento e anche per capire condizione necessaria e sufficiente che ora vediamo. E geometria perché stiamo parlando di un triangolo. Un triangolo, tre lati uguali, tre angoli uguali. Abbiamo uno dei criteri di uguaglianza, di congruenza per essere precisi, dei triangoli, che ci dice che due triangoli che hanno i tre lati congruenti, della stessa lunghezza, uguali, eccetera, eccetera, allora sono congruenti tra loro, sono lo stesso triangolo. Di conseguenza hanno anche i tre angoli uguali. Tre lati uguali implica i tre angoli uguali. La condizione è necessaria. Che cosa vuol dire necessaria? Vuol dire affinché un triangolo abbia i tre lati uguali è necessario che abbia i tre angoli uguali. O detta diversamente, se hai tre angoli diversi, di sicuro non hai tre lati uguali. Quindi la condizione è necessaria. Condizione sufficiente vuol dire il contrario. Vuol dire che se hai tre angoli uguali, che avere i tre angoli uguali è sufficiente ad avere i tre lati uguali. Stavo dicendo necessariamente perché in realtà a seconda di come giro le implicazioni, se la condizione A è sufficiente per la condizione B, vuol dire che la condizione B è necessaria per la condizione A. Sono i due sensi in cui leggo l'implicazione. Questo ci dice che se i tre lati sono uguali, allora i triangoli sono uguali e ci dice che la condizione è necessaria, quindi vuol dire che la risposta E è sicuramente corretta. Ma vediamo, seconda cosa, se abbiamo un'omotetia, ovvero un riscalamento, una similitudine tra triangoli, possiamo allargare, moltiplicare di un fattore k le lunghezze in maniera omogenea in tutte le direzioni e quello che succede è che gli angoli restano invariati e le lunghezze vengono moltiplicate per k. È una similitudine. Quindi vuol dire che i tre lati possono essere diversi anche se i tre angoli sono uguali. Esempio, gli angoli di lati 3, 4, 5, 6, 8, 10 sono dei triangoli simili. Hanno tre angoli uguali, tre lati diversi. Sono triangoli rettangoli, ma non ci interessa qui. La condizione non è sufficiente. E questo dovreste saperlo benissimo. Avete visto nel corso delle superiori migliaia di esercizi su triangoli che sono simili. Se ci sono le similitudini che mantengono gli angoli uguali ma non mantengono i lati, dovrebbe esservi molto chiaro. Quindi questa condizione non è sufficiente. Di conseguenza le risposte corrette sono la C, necessaria ma non sufficiente, e la E, necessaria. Curiosamente veniva data come risposta corretta la A. Non so, immagino che poi sia stata annullata. Ok, bene.
Vediamo ora un esercizio invece particolarmente interessante perché è un problema con pochi dati. Sono famosi di solito negli esempi dei giochi matematici i problemi con troppi dati, i problemi del tipo l'età del capitano. L'età del capitano è un quiz molto famoso in cui ci viene raccontato che c'è un capitano sulla nave, la nave procede a una certa velocità da un porto a un altro, ci dice tutto sui passeggeri, sulle merci che trasporta, eccetera, eccetera, ci dà una marea di dati, alla fine la domanda è qual è l'età del capitano, ovvero una cosa che non c'entra assolutamente con i dati che vengono dati. È un problema molto interessante perché se posto ad esempio ai ragazzini delle elementari si nota la seguente cosa, se viene chiesto sulla nave ci sono 5 cani e 4 e 20 gatti e si chiede qual è l'età del capitano, i ragazzini hanno già fatto 5 più 20 mentalmente perché hanno detto se mi dice quanti gatti ci sono, quanti cani ci sono, vorrà sapere quanti animali ci sono in tutto e ti rispondono che ha 25 anni perché mentalmente hai già fatto quell'operazione. In realtà la risposta è che non lo puoi sapere. Ecco, questo è un problema esattamente opposto. In questo problema ci sono pochi dati e sembra che i dati non siano sufficienti a rispondere. In realtà in questo problema specifico effettivamente i dati non sono sufficienti a rispondere, ma sono sufficienti a discriminare quale tra le 5 risposte è l'unica corretta, ovvero sono sufficienti a dire quali 4 risposte sono certamente false. Bene, in una cantina il giorno 1 viene estratto 1 litro di vino da una damigiana, il giorno 2 vengono estratti 2 litri di vino, uno da una damigiana e uno da un'altra. Il giorno 3 vengono estratti 3 litri da 3 damigiane, cioè 1, 1 e 1, e così via, fino al giorno 19 in cui vengono estratti 19 litri di vino da 19 damigiane diverse, 1 litro per ogni damigiana. Questo non c'è scritto, ma questo così via vuol dire questo. Dopo l'estrazione del 19° giorno, tutte le damigiane utilizzate, che sono tutte uguali ed erano tutte piene all'inizio del primo giorno, risultano vuote. La domanda è qual è la capienza in litri di ciascuna delle damigiane presenti nella cantina? Per meglio dire, di quelle utilizzate, visto che fa il pignolo prima. Ok, e qua la domanda è strana. Quante sono le damigiane? Non c'è scritto quante sono le damigiane. Come posso saperlo? Vedremo due modi diversi per risolvere questo esercizio. Bene, il problema è questo. Quante sono le damigiane? Non me lo dice il problema. Sembra che manchi un dato. In realtà il dato serve, ma fino a un certo punto. Perché? Perché sono almeno 19, perché il 19° giorno estrae 1 litro da 19 damigiane diverse, quindi ce ne sono almeno 19, se no non potrebbe farlo. Vabbè, questa cosa la sappiamo, vediamo se ci basta per rispondere. Quanti sono i litri che abbiamo tolto? Ne abbiamo tolto uno il primo giorno, due il secondo, tre il terzo, fino a 19 il 19° giorno, in totale t litri. Ora devo fare questa somma. Questa somma può essere lunga e noiosa da fare, non avete una calcolatrice, dovete fare i conti a mano, eccetera, eccetera, ma voi avete il vantaggio che questa somma l'ha già fatta Gauss quando aveva 8 anni, non vi serve essere Gauss, ma vi serve sapere come l'ha fatto Gauss. L'aneddoto racconta che Gauss in terza elementare era in una classe che faceva particolarmente casino, il maestro ha detto per punizione dovete sommare i numeri da 1 a 100, non voglio sentire nessuno che si alza finché non li avete sommati. Gauss è stato al posto e dopo 1 minuto è andato alla cattedra e gli ha detto fa 5.050. All'epoca non c'erano le calcolatrici, quindi non poteva barare, e il maestro gli ha chiesto com'è che avesse fatto e gli ha spiegato esattamente questo modo. Ora lo facciamo con i numeri da 1 a 19. E vediamo che se scriviamo i numeri in direzione opposta, la somma non cambia, perché se cambio l'ordine di addendi la somma non cambia. Quindi 19 più 18 più fino a 1 fa sempre t. Ma ora sommo in verticale e ottengo 1 più 19 fa 20, 2 più 18 fa di nuovo 20, 3 più 17 fa di nuovo 20, tutte le somme in verticale fanno 20. Quindi abbiamo che 20 sommato a se stesso 19 volte fa esattamente 2t. Divido per 2 e ottengo che t è esattamente 10 sommato a se stesso 19 volte. E quindi t è 19 per 10. O come aveva fatto Gauss, gli veniva la somma di 101 per 100 volte, e quindi la sua somma alla fine era 101 per 100 diviso 2, ovvero 101 per 50, 5050. Quindi in totale i litri sono 19 per 10. Non faccio la moltiplicazione perché? Perché fare le moltiplicazioni è difficile, perché ogni conto che faccio rischia di farmi sbagliare, soprattutto quelli che non devo fare. Ora, forse 19 per 10 non è così difficile, ma non lo farò. E che cosa diciamo? Beh, abbiamo almeno 19 damigiane.
Ho 19 per 10 litri, quindi al massimo ci sono 10 litri in ognuna. Leggo le risposte. Ce n'è una che mi dice che ci sono 10 litri, gli altri mi dicono che ce ne sono di più. Le altre sono sicuramente false. Quindi quella giusta è la A. Sapendo le risposte, quella è l'unica che può essere giusta è la A. Quindi la risposta giusta è la A. Lo facciamo in un altro modo? Bene, abbiamo 19 giorni. Ogni giorno si toglie al più un litro da una damigiana. Ok? Quindi, se anche da una damigiana tutti i giorni mi metto a togliergli un litro, vuol dire che al massimo gli ho tolto 19 litri. Quindi al massimo ci sono 19 litri per ogni damigiana. Quindi le risposte superiori a 19 litri per damigiana sono false. La B, la D e la E sono necessariamente false, che sono 190, 38 e 20 litri. Quindi al massimo sono giuste la A e la C. Ma la C che cosa dice? Mi dice che ci sono 19 litri. E se ci sono 19 litri per damigiana, vuol dire che da tutte le damigiane devo togliere 19 litri ogni, devo togliere un litro ogni singolo giorno. Ma il primo giorno tolgo soltanto ad una damigiana, non posso toglierle a tutte. Quindi è impossibile che a tutte le damigiane ogni giorno tolgo un litro. Quindi anche la risposta 19 è sicuramente sbagliata, ci sono meno di 19 litri per damigiana, quindi la risposta giusta è la A. Come vedete, anche in questo modo abbiamo dato la risposta sfruttando che sappiamo le risposte. Per essere precisi, se il testo non ci desse le risposte, abbiamo che ci sono 19 damigiane, massimo 10 litri in ognuna, e tra l'altro abbiamo che il numero di litri in ognuna che c'è deve essere un divisore di questo, perché ci possono essere 19 damigiane con 10 litri, oppure 38 damigiane con 5 litri, eccetera, eccetera. Quindi le possibili risposte sono 10, 5, 2 o un litro. Queste sono le possibilità. Ma tra queste c'è soltanto 10. Quindi in realtà l'esercizio non è risolubile, ma tra le risposte date c'è solo una risposta che può essere giusta. Bene, vediamo ora di parlare di velocità e medie. Su esercizi sulle medie ho dedicato anche il video 3 della mia serie Preparazione al test matematica, logica e strategia che trovate su YouTube, in cui ho risolto due esercizi, mi pare tratti da un test di medicina sulle medie. Ovviamente quelli non li faccio adesso, ve li potete andare a vedere con calma, ma ne tratterò altri. Bene, sempre dal test di professioni sanitarie 2018, di ritorno dal lavoro, Franca percorre 15 km in automobile, impiegando 40 minuti in tutto. Sapendo che per metà del tempo Franca è costretta a ridurre la velocità media di un terzo per via del traffico, qual è la sua velocità media nei tratti non trafficati? Bene, e qua abbiamo le varie risposte. Innanzitutto dobbiamo stare tranquilli e pensare esattamente a tutto cosa fare. Io in un esercizio del genere farei una tabella. Le tabelle, secondo me, hanno il pregio che riescono a chiarire molto bene le idee, uno le riempie man mano. Sa cosa mette da una parte, cosa mette dall'altra e ti chiarifica bene che cosa stai facendo. E molto spesso è più comodo piuttosto che scrivere in maniera caotica sul foglio e poi sbagliare a ricopiare le cose. Si perde un minimo di tempo nel fare una tabellina, ma sono quattro righe in croce e poi dopo il vantaggio è veramente grande. Vediamo che cosa potremmo fare. Beh, innanzitutto osserviamo che parla di velocità. È un esercizio di fisica in un certo senso, ma l'unica cosa che ci serve sapere è che la velocità è lo spazio diviso il tempo. Bene, allora facciamo la nostra tabellina. Abbiamo il tempo impiegato, la velocità e lo spazio. Abbiamo senza traffico, con traffico e in totale. Che cosa sappiamo? I dati che ci vengono dati è lo spazio totale è 15 km. Il tempo totale sono 40 minuti. Noi vogliamo rispondere a cosa? Noi vorremmo trovare, la domanda dice qual è la velocità media nei tratti non trafficati? Quindi senza traffico, velocità. Noi vogliamo riempire questa casella. Se riempiamo questa casella, siamo tranquilli. Quindi questo è il nostro obiettivo. Teniamo fissato il nostro obiettivo e vediamo cosa fare. Cosa ci viene detto? Beh, ci viene detto che per metà del tempo va più piano, per il traffico e per metà va più veloce. Quindi ci sono innanzitutto 20 minuti di tempo in cui va piano, 20 minuti di tempo in cui va veloce. E inoltre
Cosa abbiamo? Beh, abbiamo che la velocità nel tratto in cui va senza traffico la chiamiamo V e la velocità in cui è senza traffico c'è scritto che la riduce di un terzo, quindi è 2/3 V o V meno 1/3 V. Inoltre sappiamo che la velocità media totale è di 22,5 km all'ora. Ora, il discorso che faccio adesso non è necessario, però può farci vedere come potrei iniziare a sfrondare delle risposte senza andare avanti a fare i conti. Che cosa sappiamo? Sappiamo che se la velocità media totale è di 22,5 km all'ora, vuol dire che quando va veloce, senza traffico, va più veloce di quella velocità e quando va lenta, va più lenta di quella velocità. Ovviamente l'informazione che V è maggiore di 22,5 km all'ora non ci aiuta perché tutte queste risposte sono maggiori di 22,5 km all'ora. Ma l'altra, che i 2/3 della velocità è minore di 22,5, in realtà ci aiuta. Perché? Ora scriviamo queste informazioni qua in basso e come vedete V è maggiore di 22,5 km all'ora, ma è minore di 3 mezzi per 22,5 km all'ora che fa 33,75 km all'ora, il che vuol dire che D ed E sono necessariamente false, perché se fosse vera D o D, la velocità con traffico e quella senza traffico sarebbero entrambe superiori a 22,5 km all'ora, il che vuol dire che sarebbe impossibile e incoerente con i dati del test. Quindi la risposta giusta è A, B o C. Quindi, se ci fossimo accorti di questa cosa, avremmo già potuto buttare a mare due risposte sbagliate e tirare tra tre risposte. Ovviamente uno potrebbe anche dire: ma questo 33,75 è molto vicino a questo 33, questo 33 è altamente improbabile che sia la risposta giusta. Ma attenzione, questo altamente improbabile vuol dire soltanto se proprio la devo buttare a caso, sarò poco tentato dal buttare a caso questi 33 km orari, ma non vuol dire che l'ho esclusa con certezza. Ok? Questa è una cosa a cui bisogna prestare molta attenzione. Bene, ma andiamo avanti con il ragionamento. Noi sappiamo che la velocità è spazio fratto tempo, allora lo spazio è la velocità per il tempo. Visto che il tempo senza traffico e con traffico è esattamente lo stesso, se la velocità in un caso è 2/3 dell'altra, anche lo spazio percorso in un caso sarà i 2/3 dell'altra. Quindi lo spazio percorso sarà S senza traffico e 2/3 S con traffico. Ma in totale lo spazio è 15 km. Ma 15 km di conseguenza è uguale alla somma dello spazio percorso senza traffico S e dello spazio percorso con il traffico, 2/3 S. Quindi lo spazio percorso è 5/3 S. Ma se 5/3 S è 15 km, vuol dire che S è 9 km. 15 km uguale a 5/3 S, quindi S è uguale a 3 quinti di 15 km, cioè 3 per 15, 45 diviso 5, 9 km. Quindi lo spazio S è 9 km e lo spazio 2/3 S che percorre con traffico è 6 km. Di conseguenza le velocità 9 km in 20 minuti. 20 minuti sono 1/3 d'ora. Purtroppo 1/3 d'ora non è una forma che usiamo mezz'ora, 1/4 d'ora, ma in realtà il motivo vero per cui abbiamo 60 minuti in un'ora è dovuto ai babilonesi che contavano in base a 60 ed è anche il motivo per cui abbiamo 360 gradi nell'angolo giro, perché i babilonesi erano degli ottimi astronomi, guardavano il cielo e l'avevano diviso in 6 settori da 60 gradi. Perché motivo? Perché erano buffi, non sapevano che avevamo 10 dita, i babilonesi avevano 60 dita? No, i babilonesi erano molto furbi. 10 è un numero molto scomodo da dividere, si divide perfettamente solo per 2 e per 5. Invece 60 si divide esattamente per 2, per 3, per 4, per 5, per 6. Per 7 è il primo numero in cui dà problemi la divisione. Quindi è molto comodo per fare le divisioni. Ed è esattamente questo il motivo per cui i babilonesi lo usavano ed è rimasto nei gradi dell'angolo giro e nella misurazione del tempo. Tra l'altro anche le 12 ore sono 1/5 di 60 e continuano ad essere divisibili per 2, per 3, per 4 le 12 ore della mezza giornata. Bene, quindi il tempo è 1/3 di ora, quindi basta dividere per 3 la velocità in chilometri all'ora per trovare, scusate, basta moltiplicare per 3 lo spazio,
percorso in 20 minuti per trovare lo spazio percorso in tutta un'ora, e quindi se percorriamo 9 km in 20 minuti, in un'ora, che è 3 volte tanto, percorriamo 27 km. Quindi 27 km all'ora è la velocità, la risposta giusta è la A. Ovviamente con lo stesso ragionamento possiamo anche trovare la velocità con traffico, che è di 18 km all'ora, ma questo non ci serve, non è chiesto. Ok, quindi la risposta giusta è la A. Ma attenzione, in realtà potevo fare anche in un altro modo. In che modo? Ho le risposte. Non devo sapere fare tutto questo. È chiaro, qualche conto devo saperlo fare, devo sapere che la velocità è spazio fratto tempo, o più comodo in questo caso, che lo spazio è velocità per tempo, per fare i conti a partire dalle risposte. So quale può essere la velocità senza traffico: 27, 30, 33, 42, 50 km all'ora. Ma allora la velocità con traffico è i 2/3 di questa, quindi se è 27, è 27 per 2/3, cioè 18 km all'ora. Se è 30, è 30 per 2/3, cioè 20 km all'ora. Se è 33, è 33 per 2/3, cioè 22 km all'ora. Se è 42, è 42 per 2/3, cioè 28 km all'ora. Se è 50, è 50 per 2/3, che è il primo scomodo perché non è divisibile esattamente per 3, che è 33,3 3 periodico km all'ora. E qual è lo spazio percorso? Beh, lo spazio percorso dobbiamo, visto che 20 minuti sono un terzo di ora, ci basta dividere le velocità per 3 e troviamo esattamente lo spazio percorso in chilometri. Quindi nel primo caso sono 9 e 6, nel secondo 10 e 6,6 periodico, nel terzo 11 e 7,3 periodico, nel quarto 14 e 9,3 periodico, nel quinto 16,6 periodico e 11,1 periodico. E poi sommiamo questi e troviamo lo spazio totale percorso a seconda di quelle velocità che abbiamo. Ovviamente l'unica che ci viene giusta è quella da 15 km. Ma ci serve davvero fare tutti questi calcoli? Sì e no, perché immaginiamo di aver calcolato per primo cosa succede. Vogliamo fare in questo modo, calcolare le velocità e fare così anziché fare tutto il ragionamento di prima, che ci sembra più complicato, non ci piace l'algebra, non ci piacciono i passaggi per portarci in giro quelle variabili, eccetera. Allora facciamo in modo diverso. In modo diverso come? Vogliamo eliminarle. Proviamo le alternative ad una a una. Ma le dobbiamo provare tutte? No. Perché? Proviamo la C, che non è perché la C, ma perché 33 è il numero mediano, cioè ne ha due più piccoli e due più grandi. E vediamo cosa succede. Proviamo con 33. Facciamo tutti i conti elencati qua e ci viene 18,33 km. Se senza traffico andasse ai 33 all'ora, allora avrebbe percorso 18,33 km. Sappiamo che ne ha percorsi di meno, cosa vuol dire? Vuol dire non solo che è sbagliata la C, ma anche che sono sbagliate quelle in cui è andato più veloce. Sono sbagliate anche la D e la E. Quindi ho provato una risposta e se andava bene, se beccavamo quella giusta, avevamo trovato quella giusta. Ma se andava male, avevo eliminato non solo lei, ma anche le due con la velocità minore o le due con la velocità maggiore. Quindi provando una sola cosa, quella mediana, con questo ragionamento riesco o a trovare la risposta giusta o a essere indeciso tra due. E già essere indeciso tra due è convenientissimo tirare a caso, ma ovviamente qua ci va poco di più. A questo punto, una volta che ho fatto la C, so che è sbagliata, so che è troppo veloce, quindi anche la D e la E sono sbagliate. Allora è giusta la A o la B? Faccio i conti con la A o con la B, se mi viene giusta è quella, se mi viene sbagliata è l'altra. Quindi in realtà con questa strategia non devo fare i conti per tutte e cinque, ma devo farlo per una o, se sono sfortunato, per due. È importante tenere presente questo metodo di raffinare il più velocemente possibile le cose e utilizzare la meno fatica possibile. A questo proposito, sempre sul mio canale YouTube, se guardate invece il video di un matematico prestato alla Disney, numero 17, che si intitola Un Enigma, mi pare, vedete lì un esempio di un enigma classico, in cui tra l'altro è stato anche ripreso da un test, mi pare, di medicina di qualche anno fa. Per vedere, è un enigma in cui bisogna determinare il numero minimo di tentativi che uno deve fare per riuscire a determinare qualcosa. Quello è un habitus mentale che dovete avere. Quando vedete dei test del genere,
dovete subito chiedervi qual è la via più veloce per arrivare al risultato, dov'è che faccio meno sforzo, che spreco meno tempo e che faccio meno calcoli, perché ogni volta che faccio un calcolo posso compiere degli errori. In uno degli esercizi che ho fatto ieri preparando le cose, c'è un esercizio che ho fatto sbagliato, ovviamente di quelli in cui non c'era la A come risposta giusta, perché quelli in cui c'era la A come risposta giusta ottenevo la A, ero tranquillo, se non ottenevo la A lo riguardavo. In quelli in cui non sapevo qual era la risposta giusta, ho fatto l'esercizio in un modo, mi è venuto sbagliato, per fortuna tutti ve li faccio vedere in più modi, l'ho fatto in un altro, ho trovato un'altra risposta, ho detto ah, un attimo, e allora ho controllato e ho trovato qual era l'errore. Più conti si fanno, più si rischia di fare errori, quindi se trovate una strategia più veloce e con meno conti è meglio. Bene, andiamo avanti. Parliamo ancora di polinomi, vediamo ancora qualche esercizio sui polinomi, poi probabilmente per questa mattina la finiamo qui e riprendiamo nel pomeriggio. Ovviamente attendo le vostre domande sugli argomenti che vi interessano di più, io nel frattempo rimpolpo con cose che penso che possano interessare, ma chiedetemi argomenti o esercizi specifici che avete trovato interessanti. Bene, parliamo di polinomi. Che cos'è un polinomio? Un polinomio è una funzione che associa ad una variabile x, che solitamente è un numero reale, può essere anche un numero complesso o una cosa più complicata, ma in quello che vedete in un test ingresso è un numero reale, sono tutti polinomi a coefficienti reali e a variabile reale, che alla variabile x associa una somma di potenze di quella variabile moltiplicate per determinati coefficienti, ovvero p di x uguale ad a con n x alla n più a con n meno 1 per x alla n meno 1 più eccetera eccetera più a con 1 per x, che sarebbe x alla 1, più a con 0, che sarebbe a con 0 per x alla 0. X alla 0 convenzionalmente si fissa uguale a 1, anche se ricordate 0 alla 0 non ha significato. Bene, quindi questa è l'espressione di un polinomio dove a n-1 fino ad a 1 a 0 sono tutti numeri solitamente noti, a volte non sono noti, bisogna determinarli eccetera eccetera, comunque sono numeri. Se è un polinomio a coefficienti reali saranno numeri reali, se è un polinomio a coefficienti interi saranno numeri interi eccetera eccetera. Vediamo ora quindi qualcosa. Abbiamo dal test professioni sanitarie 2018, dobbiamo semplificare l'espressione x alla quarta meno x al quadrato diviso x al quadrato meno 1. Che cosa si ottiene? E poi ci sono le varie risposte. Semplificarla vuol dire cercare di dividere la parte sopra per la parte sotto. Ok? Bene, vediamo che cosa succede. Una prima cosa che uno può provare a fare è dire: cerco di scomporre il polinomio sopra, ora forse in rosso non si vede benissimo, mi scuso, cerco di scomporre il polinomio sopra. X alla quarta meno x al quadrato, la prima cosa che mi viene da fare è raccogliere, posso raccogliere x al quadrato, cioè un x al quadrato che moltiplica entrambe le parti. Se raccolgo x alla quarta diviso x al quadrato fa x al quadrato diviso x al quadrato fa 1, e quindi ci viene x al quadrato per x al quadrato meno 1. Poi potrei continuare a scomporlo. In realtà quello che voglio fare è dividerlo esattamente per x al quadrato meno 1. Quindi quello che posso fare è divido subito per x al quadrato meno 1, mi resta x. E ho finito, la risposta giusta è la A. Se volessi continuare a scomporre perché mi serve per qualche altro motivo, l'esercizio non è questo, eccetera, un'altra cosa che è bene tenere a mente come formula è la differenza di quadrati. X al quadrato meno 1 è una differenza di quadrati, è x al quadrato meno 1 al quadrato. E una differenza di quadrati si scompone come somma per differenza, quindi x al quadrato meno 1 è x più 1 per x meno 1. Come vedete, più avanti ho scomposto esattamente in questo modo qua. In questo caso non ci serve, ovviamente la risposta giusta è la A. Bene, altro esercizio con i polinomi, in realtà con un'equazione di primo grado, particolarmente semplice l'equazione di primo grado, basta spostare da un lato tutti i pezzi con la x e dall'altro tutti i pezzi, i termini noti, ovvero in cui non compare la variabile, per trovare la soluzione. Il precedente e questo sono della parte di matematica, mentre tutti gli altri esercizi che abbiamo visto erano della parte di logica. Come vedete, in realtà gli esercizi di matematica
non sono complicatissimi neanche loro, quindi non fasciatevi la testa. Una cosa che vi consiglio come strategia è non dite: beh, questa parte io non la so, questa parte non la faccio, non l'affronto perché tanto è troppo difficile. Non è una buona idea fasciarsi la testa prima di essersela rotta. Magari sì, una parte andate più veloce perché le cose pensate di non saperle, va bene, ma magari c'è qualche esercizio gratis che invece fate in 10 secondi, perché non farlo? L'equazione a soluzione che è x uguale a, cosa si fa? Beh, si può semplicemente fare le operazioni con molta calma. X meno 4 che moltiplica 2 meno x uguale a meno 33, dobbiamo prima moltiplicare il 4 per la parentesi e quindi otteniamo x meno 8 più meno 4 per meno x che fa più 4 uguale a meno 33. Poi portiamo tutto da un lato quello con la x, tutto dall'altro quello senza la x, quindi abbiamo x più 4x fa 5x uguale a 8, lo porto dall'altro lato, o se vogliamo sommo 8 da entrambi i lati, così eliminare il meno 8, uguale a 8 meno 33, cioè a meno 25. Dividendo per 5 otteniamo x uguale a meno 5. Ovviamente ci sarebbe anche un altro modo. L'altro modo è: ho le soluzioni, le sostituisco man mano e vedo quando è vera. Però in questo caso davvero fate molta più fatica del necessario, fate molti più conti e rischiate di fare più errori. Quindi non facciatevi la testa, un'equazione di primo grado la sapete maneggiare, la maneggiate con calma ed è un esercizio in cui anzi tempo ne guadagnate, sicuramente non vi serve 1 minuto e 40 secondi. Bene, ora vediamo invece un altro esercizio, questo dal test di medicina, in cui abbiamo un'equazione di secondo grado. Con l'equazione di secondo grado le cose si complicano un po'. E in realtà vedremo che in questo caso è più conveniente usare, sfruttare le soluzioni rispetto a trovare la soluzione corretta. La cosa più difficile forse del test è, esercizio per esercizio, accorgersi velocemente di qual è la strada giusta che vi fa perdere meno tempo. Perché non avete tanto tempo per riflettere, dovete scegliere così, buttati. Quindi l'ideale è fare tanti esercizi, non tanto per imparare a fare gli esercizi, per imparare le cose anche, ma per capire ad occhio quando vedete un esercizio, questo è meglio farlo in questo modo, questo è meglio farlo in quest'altro. Perché lì sul momento non avete il tempo di dire: ma provo questa strada, no, ci sto impiegando troppo, ne provo un'altra. Se fate provo questa strada, non ci sto impiegando troppo, ne provo un'altra, avete già buttato del tempo. Quindi attenzione. Bene, questa abbiamo un'equazione di secondo grado, kx quadro meno 3kx più k più 1 uguale a 0. Sappiamo che k è diverso da 0, il che vuol dire che il termine, il coefficiente del termine di secondo grado non è 0, quindi è davvero un'equazione di secondo grado, ha una soluzione uguale a meno 1 per, e ci sono varie possibilità, k uguale a meno 1 quinto, k uguale a 1, k uguale a meno 1, nessun valore di k, k uguale a 3. Proviamo. La prima cosa che può venire in mente, ingenuamente, è dire: la risolvo, so l'equazione per la soluzione, la formula per la soluzione delle equazioni di secondo grado e me la scrivo. Se un'equazione di secondo grado ax quadro più bx più c uguale a 0, allora le sue soluzioni sono meno b più o meno la radice di delta, che è b quadro meno 4ac, diviso 2a. Questa formula non dubito che la sappiate a memoria, ve l'hanno detta così tante di volte in prima superiore che se la ricordano tutti. Magari non ti ricordi che cosa vuol dire, ma meno b più o meno radice di delta fratto 2a uno se lo ricorda. Ok, quindi uno ingenuamente può dire: beh, so la formula di risoluzione, la applico e vedo se la soluzione, quando la soluzione è meno 1. Si può fare, si arriva in fondo. Anzi, per essere precisi, questo è il modo con cui non ho fatto l'errore di conto, invece col metodo semplice ho fatto l'errore di conto, ma si impiega un sacco di tempo. Cioè, se uno è veloce a maneggiare le cose, no, però comunque è lunghetto. Bene, nel nostro caso abbiamo che le due soluzioni di questa equazione sono 3k, che è il coefficiente b, il coefficiente della x, è meno b, anzi, perché b è meno 3k, più o meno la radice quadrata di meno 3 al quadrato, che meno 3k al quadrato, che sarebbe 3k quadro, meno 4a per c, cioè k per k più 1. Facendo i conti, diviso tutto 2a, a e k, quindi diviso 2k. Quindi ci viene 3k più o meno radice di 5k quadro meno 4k diviso 2k.
E quindi? Beh, e quindi ora facciamo i conti. Beh, una delle due radici voglio che sia uguale a meno 1. Proviamo prima quella col più, cioè quella col più e quella col meno. Vediamo, meno 1 è uguale alla radice col più quando? Abbiamo meno 1 uguale a 3k più la radiciona diviso 2k. Moltiplico per 2k dappertutto. Attenzione appunto che il k diverso da 0 ci è servito appunto a scrivere questa formula, se no questa formula non aveva senso perché avrei avuto diviso 0 al denominatore, giustamente. Se un'equazione è un'equazione di primo grado non posso trovare la sua soluzione usando la formula di risoluzione per le equazioni di secondo grado. Quindi moltiplico per 2k e ci viene meno 2k uguale a 3k più la radiciona. Porto il 3k dall'altro lato, abbiamo meno 5k uguale la radiciona. Ricordiamo che una radice per definizione è positiva. La radice di un numero la posso fare solo se quel numero è positivo, o 0, e la radice è l'unico numero positivo, o 0, che è elevato a quadrato dal numero sotto la radice. Quindi per definizione quello che abbiamo a destra dell'uguaglianza è positivo. Quindi meno 5k deve essere positivo, ovvero k deve essere minore o uguale di 0. Minore o uguale di 0 poi vuol dire minore di 0 perché k non è 0. Inoltre, perché la cosa abbia senso, quello sotto radice deve essere positivo. Ma in realtà se k è negativo, 5k quadro è positivo, meno 4k, k è negativo, meno 4 è negativo, un numero negativo per un numero negativo fa un numero positivo, è positivo. Quindi abbiamo la somma di due cose positive, è positivo. Quindi questa condizione non ci serve neanche. L'unica condizione è che k deve essere minore o uguale a 0 per avere una soluzione qua. Quindi eleviamo al quadrato e abbiamo 25k al quadrato uguale a, elevando al quadrato la radice, otteniamo esattamente quello che c'è sotto. E quindi abbiamo 5k quadro meno 4k. Portiamo k quadro tutto da un lato, abbiamo 20k quadro uguale a meno 4k, k è diverso da 0, possiamo dividere per k, dividiamo anche per 20 e otteniamo k uguale a meno un quinto. Attenzione, non abbiamo finito. Meno un quinto soddisfa le condizioni? Sì, meno un quinto è negativo, quindi va bene. Quindi vuol dire che se k è meno un quinto abbiamo effettivamente una radice negativa, una radice pari a meno 1, che è quella che otteniamo utilizzando il segno più nella formula risolutiva. E quindi siamo a posto. In quel caso abbiamo una soluzione, in tutti gli altri casi sono diversi, non c'è scritto ce l'abbiamo per meno un quinto e anche per un altro valore, che diciamo magari quell'altro valore lo otteniamo per la radice col segno meno. E quindi siamo sicuri che la risposta giusta è la A. Ma se avessimo fatto, o se volessimo nell'esercitazione, nell'esercitarsi a casa, è bene fare anche i conti che non sono necessari, perché vi allenate e provate a fare più cose. Attenzione che la preparazione al test e il test sono due cose diverse. Durante il test dovete fare un esercizio nel minor tempo possibile, non sprecando minimamente pensieri per cose che non sono utili alla risoluzione immediata dell'esercizio, facendo meno conti possibili. A casa dovete fare il contrario. A casa dovete prendere un esercizio e farlo in più modi possibili, in più vie possibili, verificare anche che tutte le risposte sbagliate sono sbagliate, verificare che la risposta giusta è giusta in più modi, così imparate ogni singolo esercizio quali possono essere le strategie per affrontarlo, quali sono le strategie in cui siete bravi ad affrontarli e quale può essere il modo migliore per affrontare un esercizio del genere. A casa vi dovete allenare, dovete fare tanti esercizi in tanti modi diversi, perderci tantissimo tempo sugli esercizi. Durante il test è il tempo fondamentale, non dovete buttare tempo. Poi se siete curiosi a casa, gli esercizi ve li ricordate, li fate in 17 modi diversi e piangete sul latte versato, ma tanto a quel punto è inutile, ve lo sconsiglio. Ma nell'allenamento invece fare di più di quello che chiede l'esercizio è un'ottima cosa, perché vi dà una certa manualità con questi oggetti e con quello che volete fare. Quindi proviamo anche a vedere le radici col segno meno. C'è qualche radice con il segno meno prima della radice quadrata del delta che dà meno 1? Facciamo esattamente gli stessi conti di prima. Come vedete i conti sono esattamente gli stessi fino a che arriviamo qua a questa equazione, meno 5x uguale a meno la radice, ovvero meno 5k uguale a meno la radice, ovvero 5k uguale alla radice, che è la stessa che avevamo di qua, solo che era meno 5k uguale alla radice. Quindi abbiamo esattamente la stessa equazione, ma anziché
chiedere ora che meno 5k sia positivo, dobbiamo chiedere che 5k sia positivo. Quindi è esattamente come prima, ma richiediamo k positivo in questo caso. Quindi poi i conti sono esattamente quelli di prima, in cui trovate di nuovo k uguale a meno un quinto, che però in questo caso non vi dà nessuna soluzione. Quindi in realtà i conti erano esattamente uguali per i due casi. I più scafati avrebbero potuto farlo direttamente mettendo qua anziché più, mettere più o meno. In questo caso saremmo arrivati a questa equazione con scritto meno 5k uguale più o meno questo, e a questo punto potevamo elevare al quadrato non curandoci della condizione k minore uguale di 0, perché k può essere un qualsiasi valore, perché abbiamo più o meno, può essere positivo o negativo. Ovviamente ci dovevamo curare di questa condizione invece. L'avessimo fatto in questo modo, una volta arrivati a k uguale meno un quinto, questa condizione dovevamo poi verificarla, ovviamente. Bene, e quindi la risposta corretta è la risposta A. Vediamo ancora un modo per risolvere questo stesso esercizio, che in realtà è più veloce. È la cosa che vi consiglierei di fare se aveste un esercizio di questo tipo. Perché questo è un esercizio complicato, c'è un'equazione di secondo grado, c'è un parametro, il parametro lo portate in giro, ci sono un sacco di cose da fare, poi da risolvere, eccetera, eccetera. È chiaro che trovare la soluzione generale crea poi dei problemi, delle cose da fare. In realtà noi quello che sappiamo è che per x uguale a meno 1 effettivamente questa equazione è verificata. Per un qualche k, per k uguale a meno un quinto, per k uguale a 1, per k uguale a meno 1, per k uguale a 3, oppure per nessun valore di k. Cosa facciamo? Sostituiamo x uguale a meno 1 e poi sostituiamo i vari valori di k. Sostituiamo i vari valori di k e una volta che abbiamo sostituito i vari valori di k, allora abbiamo risolto il nostro problema, perché o una di queste è giusta, o se non è né giusta nessuna, necessariamente A, B, C ed E sono sbagliate, deve essere giusta la D. Quindi sostituendo x uguale a 1 e k, sostituiamo k uguale a meno un quinto, ci viene la A meno un quinto per meno 1 al quadrato, cioè 1, meno 3 quinti per meno 1 più meno un quinto più 1, che fa meno un quinto, meno 3 quinti più 4 quinti fa 0. Ok, è giusta, è la A. Ovviamente una volta che avete ottenuto questo sapete che è la A, fine, passate all'esercizio successivo. Ovviamente noi, visto che lo facciamo per esercitarci, vediamo cos'altro possiamo fare. La B, sostituiamo 1, stesso ragionamento di prima, ci viene 1 per meno 1 al quadrato, cioè per 1, meno 3 per meno 1, più 1 più 1, e quindi fa 1 più 3 più 2, che fa 6, e dovrebbe fare 0, non è? Con la C facciamo gli stessi conti, otteniamo meno 4, e con la E facciamo gli stessi conti, otteniamo meno 2. Ma voglio farvi notare, prima di salutarci per questa mattina e ridarvi appuntamento al pomeriggio, voglio farvi notare una cosa ulteriore, ovvero che in realtà potremmo fare qualcosa di furbo, qualcosa di ancora più furbo, che non avevo pensato quando ho risolto il problema di Akito, perché ho detto ma scrivo questi due metodi, basta, ne avanzano. In realtà c'è un metodo ancora più furbo. Perché? Perché noi sappiamo che a soluzione pari uguale a meno 1 e vogliamo trovare per quale k a soluzione meno 1. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro polinomio in meno 1 si annulla, ma sostituiamo meno 1. Allora la nostra equazione diventa... Sostituisco meno 1 a x, quindi diventa k per meno 1 al quadrato, che è 1. Poi meno 3 per x, che è meno 1, cioè più 3 k. Poi più k più 1 uguale a 0. Scusate se scrivo malissimo, ma ho la penna che non scrive dove punto, quindi. E poi facciamo tutti i conti. Cosa abbiamo? Abbiamo k più 3k più k fa 5k, uguale, porto l'1 dall'altro lato, uguale a meno 1. Quindi per avere la soluzione divido k è uguale a meno un quinto. Quindi la soluzione più semplice in realtà era questa.
dobbiamo avere soluzione per quando sostituiamo x uguale a meno 1, cosa facciamo? Come prima cosa sostituiamo x uguale a meno 1. E a quel punto la magia è che ci viene un'equazione di primo grado, la magia è che non dobbiamo più saper risolvere le equazioni di secondo grado. In realtà questa è diventata un'equazione di primo grado esattamente come quella facile che avevamo prima, e quindi l'equazione è diventata 5k più 1 uguale a 0, che ha soluzione per k uguale a meno un quinto. Va bene, per questa mattina è finito. Ci rivediamo questo pomeriggio alle 2:30. Mi raccomando, se avete domande, fatele sotto i video che sono già caricati su YouTube, così io li guardo e decido che cosa raccontarvi questo pomeriggio e domani.